The more you know who you are and what you want, the less you let things say. Ciao a tutti, io sono Francesco Zollo, l'altro candidato a capogruppo per Team, e purtroppo oggi non sono presente fisicamente, ma cercherò di essere presente tramite questo video e se è possibile su Skype, se qualcuno accende il telefono o il computer, almeno arrivo anch'io. Comunque ho deciso di fare questo video nel passato per spiegarvi un po' chi sono e perché mi sono candidato a capogruppo e per capire un po' quale potrebbe essere il mio ruolo come capogruppo all'interno di Team. Innanzitutto qualche informazione su di me: ho 20 anni, frequento il primo anno del BIG, vengo da Volterra, una cittadina in mezzo alla Toscana, in mezzo al nulla, in mezzo alle colline. Proprio a Volterra che la mia passione per la politica e l'associazionismo si sono rafforzate ogni giorno sempre di più. A Volterra io ho fondato un'associazione insieme ad altri miei amici che tuttora stanno organizzando un evento. È tutto nato in quarta superiore, quando io ero ormai rappresentante d'istituto da un anno e decisi di fare un festival culturale di 3 giorni, cercare sponsor e finanziamenti privati da soli insieme ad altri miei amici, completamente tutto a carico nostro. Abbiamo organizzato 3 giorni di festival culturale e lì ho capito più o meno cosa volevo fare nel futuro, e infatti ora sono qui a parlare con voi e più o meno l'ambito è quello. Comunque dopo questi 3 giorni si è fondata un'associazione a Volterra che tuttora sta organizzando eventi. Domattina ce ne sarà proprio uno, e per questo che io sto scendendo, per vedere cosa stanno facendo gli altri ragazzi che hanno ora in mano l'associazione e per vedere se quello che abbiamo fatto effettivamente è servito a qualcosa oppure. Sono stato 2 anni presidente dell'associazione, abbiamo portato avanti tantissimi eventi, siamo riusciti a fare qualcosa che nella nostra città mancava, ovvero un punto di aggregazione per i giovani, e naturalmente la mia voglia di fare non si è esaurita. Infatti appena arrivato qui in università cercavo da subito un gruppo che potesse accogliermi nel migliore dei modi, e Team ha fatto proprio questo. Non sono in altre associazioni, o se ci sono per sbaglio perché qualche mio amico mi ha chiesto di fare una firma da qualche parte e non me ne sono accorto. E ultimamente importante per quanto riguarda la storia passata di Team, una storia che secondo me ci dobbiamo lasciare alle spalle, naturalmente andare avanti. Anche per questo secondo me c'è bisogno di gente nuova, c'è bisogno di ricambio per proprio dare un messaggio all'esterno che il Team non è in alcun modo legata a storie del passato. Detto questo, io sono in Team fin dall'inizio, infatti mi è stato chiesto di candidarmi al Consiglio ISU, è stata una bellissima esperienza, forse la più bella in tutta la mia carriera, universitaria, nel senso breve vita universitaria, e mi ha fatto scoprire voi, che siete tantissimi, e sono veramente felice di aver conosciuto ognuno di voi, perché è stato un arricchimento personale, naturalmente, che non mi scorderò mai in tutta la vita. Questo è per dire che le relazioni interpersonali all'interno di un'associazione sono fondamentali. Credo fortemente nell'idea di un gruppo coeso che sia allo stesso tempo un gruppo di amici e un gruppo di collaboratori e lavoratori e volontari. L'idea di associazione che ho io nella mia mente è quella di un gruppo di volontari, un gruppo di ragazze, ma soprattutto un gruppo di amici che lavorano insieme perché proprio ci tengono a quello che fanno tutti insieme e sono veramente, hanno una passione molto grande per quello che fanno. Questo è fondamentale secondo me: avere la passione per qualcosa rende tutto più semplice e tutto più fluido. Nessuno avrebbe mai detto che in 2 mesi di campagna elettorale saremmo riusciti ad ottenere questo grandissimo risultato. Eppure ce l'abbiamo fatta, perché voglia di fare, partecipazione, semplicità ma anche originalità, ma soprattutto la grande passione che abbiamo per il nostro gruppo, per la nostra idea di rappresentanza, è quello che ci ha caratterizzato fin dall'inizio e che non deve smettere di caratterizzarci fino alla fine dei tempi.
cercherò in qualsiasi modo di connettermi con Skype o con qualsiasi altro mezzo, se posso, se devo aggiungere qualcosa, se devo rispondere a qualche vostro dubbio o chiarimento, cercherò di farlo nel migliore dei modi. Io sono a vostra disposizione e lo sarò anche se mi voterete. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo dal profondo del cuore e ci vediamo dal vivo presto, torno domenica sera se qualcuno mi ospita per una cenetta, non lo so.